pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati nel nostro consueto spazio. Oggi per la hit partiremo subito dal titolo Nobody Loves Me Like You Do. Si tratta naturalmente di una canzone d'amore, un inno all'amore che nessuno riesce a dare come un certo tu, che può essere ovviamente un uomo come una donna in una coppia. Era il 1985 quando uscì questo brano, ancora oggi indimenticabile, cantato da una coppia strepitosa come Whitney Houston e Jermaine Jackson, almeno nella versione che abbiamo scelto noi. Il loro è un mix di voci meravigliose, così differenti tra loro e ben miscelate anche nella parte in duetto. Se Whitney Houston è detta la greatest voice of generation, la più grande voce di una generazione, col passare del tempo va detto che si è apprezzata ancora di più anche quella di Jermaine Jackson. Naturalmente si ricorda, ascoltando questo brano, la scomparsa in circostanze drammatiche proprio della Houston, che inserì il singolo nell'album omonimo, ovvero proprio Whitney Houston. A scrivere il brano erano stati James Dune e Pamela Phillips, e inizialmente non furono gli artisti ricordati oggi a interpretarlo, bensì Anne Murray, artista e musicista country canadese, e Dave Loggins, proprio in duetto. In questo caso era il 1984, il brano andò anche piuttosto bene, ma solo nella classifica country. Fu in particolare il nono singolo al primo posto di questa speciale classifica per la Murray ed entrò nella top 10 della Billboard Adult Contemporary Chart. Ma è con la cover nostra protagonista di oggi che forse ottenne ancora più fama. Nel testo si parla dell'amore come di una candela che illumina, dà luce agli occhi, una fiamma che rischiara la strada, la nostra strada, si canta, che brucia in modo più chiaro ogni giorno e appunto oggi che ho te si dice nessuno mi ama come fai tu. Se di Whitney Houston abbiamo avuto modo di parlare più volte, di Jermaine Jackson vogliamo ricordare che ovviamente è tuttora in vita, ha 64 anni, è un cantante, musicista, ballerino, ma anche compositore e soprattutto il fratello maggiore del ben più noto re del pop Michael Jackson, che poi ha fatto cambiare il proprio cognome in Jackson, scritto Jackson, 5 anni fa. Aveva fatto il suo esordio anche lui nei Jackson 5, ma ovviamente ha avuto meno popolarità nel corso della carriera, nonostante abbia una timbrica vocale molto apprezzata e sia anche un bassista, oltre che comunque si è affermato. La sua carriera solista è iniziata nel 1972 con il primo album omonimo, poi le nozze con la figlia del numero uno della Motown, la notissima casa discografica, e l'abbandono poi dei Jackson 5 nel 1975. Nel frattempo ha pubblicato altri dischi e ha firmato un successo di Stevie Wonder come Let's Get Serious. Il momento più alto della carriera lo raggiunge in un primo tempo con Do What You Do nel 1984, nelle classifiche sia americane che britanniche. Dopo cambi di etichetta poi ne fonda una propria, successivamente si converte all'Islam e cambia anche il proprio nome in Mohamed Abdelaziz. È il 1989 e nello stesso anno c'è un altro picco di successo, come nel caso di Don't Take It Personal, che diventa numero uno nelle classifiche R&B statunitensi. Diventa poi anche produttore TV e diciamo che prosegue la carriera fino al 2009-2010, quando organizza proprio il tributo per il fratello Michael scomparso. Tra i suoi brani più riusciti e amati, il nostro di oggi, in coppia proprio con l'altra artista amatissima, Whitney Houston.